TG7 Basilicata, siamo a margine dell'evento che ricorda il cavaliere Paolo Ruta, organizzato in sinergia dalla Proloco di Barile e l'amministrazione comunale. Una giornata davvero importante in cui si è respirato storia, si è respirato ricordo, una donazione, soprattutto tanta emozione in nome del ricordo storico. Una cerimonia sobria ma molto emozionante, toccante. Come Proloco Barile non è la prima volta che grazie alla figlia Annabella Ruta ricordiamo il papà, il cavaliere capitano di cavalleria Paolo Ruta. Lo facciamo per mantenere vivo il ricordo di uno dei figli migliori della nostra comunità barilese. Una straordinaria opportunità che come Proloco Barile cerchiamo di portare avanti per valorizzare quella che è la memoria storica, il nostro patrimonio culturale materiale e immateriale. Un'attività che si lega anche a quella che è la promozione dell'enogastronomia. Il 5 agosto avremo un appuntamento in piazza con Aglianico sotto le stelle, con il principe l'Aglianico del Vulture, con il coinvolgimento delle aziende. Un'attività che va avanti grazie al sostegno di tanti soci. Stasera c'è stata una bella cerimonia che ha visto anche la donazione, di questo siamo grati, da parte della figlia, di alcuni libri della biblioteca personale del cavaliere Paolo Ruta. E ringraziamo per questo gesto, perché questi testi di pregio ci danno anche il modo per tenere qui a Barile un pezzettino della storia di questo straordinario uomo italiano che ha, con la sua azione, dato lustro alla nostra comunità. Per la Proloco Barile è un onore avere la figlia come nostra socia. L'abbiamo celebrata con la consegna della tessera. Tessera Ente Proloco Italiane, socia onoraria della nostra associazione turistica Proloco Barile. Prosegue anche l'attività con il servizio civile, è stato pubblicato il bando per quanto riguarda il servizio civile digitale, che darà l'opportunità a tanti giovani in Basilicata e anche qui a Barile di vivere questa esperienza. Per proseguire ancora il 7-8 ottobre con il Festival dell'Aglianico del Vulture Tumaz Matul, che è il nostro piatto tipico, che è stato riconosciuto PAT, prodotto agroalimentare della tradizione, inserito nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole, oggi della sovranità alimentare. E invece il 21 ottobre siamo onorati, grazie all'impegno di Ente Proloco Italiane, che ha avuto con il protocollo con il Ministero del Turismo, ha approvato un progetto che coinvolgerà 5 regioni italiane e 5 località, tra cui Barile e Monticchio, e realizzeremo questa passeggiata sul Monte Vulture fino a giungere ai laghi per andare poi alla scoperta di quelli che sono gli scavi di Santo Ippolito. Un'attività a 360 gradi, quella della Proloco di Barile, che stasera con la cerimonia in onore e in ricordo del cavaliere Paolo Ruta, capitano di cavalleria, prosegue anche con l'impegno di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche con le visite a quanti vogliono visitare il parco urbano delle cantine, che sarà scenario naturale di Cantinando il 19 e 20 agosto, per proseguire anche l'attività legata alla valorizzazione della Settimana Santa con la Sacra Rappresentazione, che è un altro evento realizzato dal Comitato a cui diamo una collaborazione, che richiama tanti turisti proprio a Barile lungo le vie della Via Crucis. Ospitiamo anche dei gruppi e naturalmente nel Parco Urbano delle Cantine, dove Pierpaolo Pasolini girò le scene più importanti del Vangelo secondo Matteo. E questo per noi come Proloco Barile è l'impegno da portare avanti grazie al sostegno delle altre attività economiche locali, delle istituzioni che ringraziamo. Stasera abbiamo preso anche l'impegno con l'amministrazione comunale di portare avanti questa attività di recupero della memoria storica di figure importanti quali Bozza, Piacentini, lo stesso cavaliere Paolo Ruta, per mettere in risalto quelli che sono stati gli uomini e le donne che hanno dato lustro alla comunità barilese.
Bene, un ricco carnet di eventi nel quale si incastonerà anche quello probabile della memoria storica, quindi per iscritto, del Cavalier Paolo Ruta. Noi ringraziamo Rocco Franciosa, presidente Pro Loco Barile, e quindi appuntamento alle prossime giornate estive e non solo. Grazie. Grazie, vi aspettiamo il 5 agosto a Barile, in Largo Garibaldi, con Aglianico sotto le stelle, tanta musica, cibo, prodotti tipici e sano divertimento. Grazie.